La potenza di Dio che salva e guarisce da un lato e la debolezza della creta dall'altro. È su questo dialogo che continuamente dobbiamo fare per essere onesti che Papa Francesco si è soffermato nell'omelia della messa del mattino a casa Santa Marta. Commentando la seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, incentrata sul tesoro di Cristo custodito in vasi di creta, il pontefice è esortato a riconoscersi fragili, non vanitosi né autoreferenziali, non ipocriti, soprattutto nel confessionale. Proprio qui, ha aggiunto, non bisogna dire peccato come se fossero una lista di prezzi al mercato. Bisogna invece avere la vergogna, quella che allarga il cuore perché entri la potenza di Dio. La vergogna di essere creta e non essere un vaso d'argento o d'oro. Solo così, ha affermato il Papa, si può essere molto felici. Solo accettando di essere creta, la straordinaria potenza di Dio verrà a noi e ci darà la pienezza, la salvezza, la felicità, la gioia di essere salvati. Tutti noi siamo vulnerabili, fragili, deboli. Abbiamo bisogno di essere guariti. E lui lo dice. Siamo tribolati, siamo sconvolti, siamo perseguitati, colpiti, come manifestazioni della nostra debolezza, della debolezza di Paolo. Manifestazione della creta. E questa è la nostra vulnerabilità. È una delle cose più difficili nella vita, è riconoscere la propria vulnerabilità. Dalle volte cerchiamo di coprire la vulnerabilità, di che non si veda, o truccarla. Perché non si veda. O dissimulare, ma lo stesso Paolo all'inizio di questo capitolo parla, io non sono caduto nelle dissimulazioni vergognose. Le dissimulazioni sono vergognose sempre. Sono ipocriti.